line. And while we wait for people to come, let me just get the book that I have here, written by, it's a manual, written by Andreas Fenninger. Hello, Ter Pirates. So while we wait for people to connect, Felice Pittino, Arturo Pez, Vigilant Fievel, good evening everyone, thank you for joining us, grazie per esservi connessi a questo primo incontro, che spero sia il primo di molti, the first meeting of, I hope, many, and this new series is called Masters of Lies, and rest assured that it will be in a double language. Oh, Antonio Ciò, Antonio Bede, Visione Paolo. Bonsoir dai caffè fotografici. So, this is the first encounter, the first meeting of many, I hope, about Master of Lies, the photographers that I believe that represents a milestone in the history of photography, and the first meeting is about Andreas Fenninger. Why? Because he was a pioneer. He was a pioneer. He did a lot of experiments around photography and around perception through photography. Antonio Conte, che in questo momento sta dipingendo, perché vi ricordo che il 27 inaugura la sua mostra, c'ha un freccolone e dice che gli faccio compagnia mentre dipingo. Tranquilli, tra poco farò anche lo switch up sull'italiano. Allora, we were saying that Andreas Fenninger was a pioneer in photography. He is very well known for his manual. Here in Italy, it was published by Garzanti. And here I have an Italian edition of one of his manuals about photography. This is the book about photography in color. So one of the things that I really appreciated the most about Andreas Fenninger was his idea that photography enriched our perspective, enriched our point of view, enriched our way to see at reality, to see at reality through the lenses of our photography. And here there is a quote from his main manual that explain his vision about photography, because one of the questions that was made to him in one interview that I'm going to let you see after is if photography is superior to the human eyes, and he responded that his answer was no in a way and yes in another, because it's not that the photographer, the photocamera is superior to the eye. It's just that photography can give you a new way to look at things. Buonasera Enzo Rando, buonasera Massimo Minuti, buonasera Mauro. Allora, stasera è la prima serata, il primo incontro sui Masters of Lights. Questa serata è dedicata a Andreas Fenninger, di cui qui ho il libro della fotografia edito da Garzanti. Lui è molto conosciuto in Italia probabilmente per i suoi manuali di fotografia. Buonasera Tufano Peppe, allora, è molto conosciuto per questi suoi manuali di fotografia, una delle cose per cui me lo ha fatto inserire all'interno di questi incontri dedicati ai maestri della luce, ai maestri della fotografia, è il fatto che Andreas Fenninger è stato un pioniere, ci ha lasciato nel 1999, quindi abbastanza. La sua fotografia, diciamo che si colloca a metà tra il XX secolo e il XXI secolo, però soprattutto ha dipinto la città di New York e in particolare non solo la città di New York, nel dopoguerra. Ed era un pioniere perché ha fatto diversi esperimenti con la fotografia,
e soprattutto attraverso i suoi manuali ha cercato di costruire un pensiero sulla fotografia in cui si cercasse di dare un'idea differente della fotografia stessa come mezzo, che una delle cose che dice Andreas Fenninger in una delle sue interviste, che la fotografia è uno strumento che può arricchire le nostre vite. In che senso? Nel senso che la fotografia ci fornisce uno strumento attraverso cui noi possiamo avere una nuova prospettiva, una prospettiva differente sulle cose. E nell'intervista che sto per farvi vedere, ad Andreas Fenninger venne chiesto se considerava l'occhio umano inferiore o superiore alla macchina fotografica. E lui rispose sì, in un certo senso. Nei suoi libri, appunto, dice che l'occhio umano è inferiore alla fotografia in un verso e non nell'altro, nel senso che sono tutti e due strumenti attraverso cui noi guardiamo al mondo. La fotocamera è uno strumento attraverso cui noi guardiamo il mondo. È una delle differenze principali che subito saltano all'occhio è che uno dei limiti dell'occhio umano, saltano all'occhio, uno dei limiti dell'occhio umano è il fatto di avere una lunghezza focale fissa. Per chi è appassionato di fotografia si renderà conto immediatamente che se noi proviamo a guardare a occhio nudo un oggetto, se lo proviamo a guardare con una fotocamera cambiando la lunghezza focale, la scena che ci appare davanti sarà totalmente diversa. Ora, Andreas Fenninger ha fatto diversi esperimenti proprio attraverso l'utilizzo di focali diverse e la sua, diciamo, la sua cifra, quello che lo rende parecchio riconoscibile è l'utilizzo della fotografia in bianco e nero per dipingere strutture, per mettere alla luce quelle che possono essere anche strutture che all'occhio nudo noi non vediamo, delle particolari caratteristiche di oggetti anche di uso quotidiano, oggetti naturali o di architetture, nel caso appunto dei suoi panorami, delle sue vedute cittadine della città di New York, delle caratteristiche che ad occhio nudo non sarebbero visibili e che lui mette in evidenza attraverso l'utilizzo della macchina fotografica. In particolare, che cosa dobbiamo dire di Andreas Fenninger? Facciamo un po' di biografia. Allora, innanzitutto volevo salutare un po' le persone che si stanno connettendo. Buonasera Sofia Giordano, buonasera Sergio. Allora, se avete delle domande su Andreas Fenninger, sul suo lavoro, fatemele pure utilizzando il punto interrogativo che trovate in basso, nella barra in basso della diretta. E in particolare, se avete delle curiosità sul suo stile fotografico, comunque noi adesso andremo a vedere qualcosina. Innanzitutto, un po' di biografia. Andreas Fenninger era un fotografo francese, cresciuto in Germania, aveva studiato alla Bauhaus e aveva fatto degli studi di architettura, se non che nel dopoguerra, buonasera Vale Adelante, buonasera Nuccio Loreti, Nuccio Loreti Raganzaro, allora se non che nel dopoguerra, non trovando lavoro, quando si trasferì negli Stati Uniti, cominciò a lavorare come fotografo per Life, niente poco di meno, comunque per Life. E i suoi lavori hanno, in un bellissimo articolo che ho trovato in rete, che poi magari vi lascerò nei commenti, c'era scritto che i suoi lavori hanno contribuito a plasmare l'identità visiva della città di New York. In effetti, molte dei suoi panorami, molte immagini che magari vedendole vi torneranno in mente. Ciao, Nuccio. Molte immagini che vedrete, magari le riconoscerete, sono delle immagini iconiche che sono state più e più volte imitate e per l'appunto la persona che
per prima fotografato New York in quella determinata maniera è stata però Andrea Spenninger, che è stato un punto di riferimento per diversi fotografi, non soltanto per le scene di street di vita urbana, ma anche per i suoi lavori che riguardano la still life. Perché dicevo prima che si divertiva a rendere visibili delle caratteristiche che non erano visibili anche gli oggetti del quotidiano, perché queste erano delle sue caratteristiche, trattare degli oggetti comuni e reinterpretarli totalmente attraverso l'utilizzo del mezzo fotografico. E questa è una delle cose che anche ho apprezzato molto del pensiero di Andrea Spenninger, il fatto che la fotografia, e su questo voglio una vostra opinione, secondo voi la fotografia è un mezzo per descrivere la realtà o per reinterpretarla? Voi che cosa preferite fare? E soprattutto preferite la fotografia a colori o in bianco e nero? Perché c'è una tesi su questo libro che è molto interessante. Io per tanto tempo ho parlato della differenza tra fotografia a colori e fotografia in bianco e nero e non riuscivo a spiegarmi perché tanti rigettano l'utilizzo della fotografia a colori, soprattutto per la street. Non riuscivo a trovare, per esempio, facendo lezione, non riuscivo a trovare degli esempi di fotografi napoletani che hanno fatto della fotografia a colori la loro cifra. E questo perché la gestione del colore è difficile, ma non attraverso lo strumento fotografico, per carità di Dio, le macchine fotografiche sono in grado di catturare il colore tranquillamente, abbiamo delle macchine fotografiche ormai in grado di riprodurre tranquillamente qualsiasi scena che abbiamo davanti. E Nuccio Laretti ci dice interpretare, e anche io sono più per interpretare la realtà che dipingerla così com'è. Tra l'altro, una delle tesi di Andrea Spenninger è che noi, appunto, attraverso la fotografia, tendiamo sempre a interpretare la realtà che abbiamo davanti. E in particolare, anche il colore, secondo Andrea Spenninger, il nostro rapporto con la fotografia a colori è tutto personale e soggettivo, è tutt'altro che oggettivo. Ma prima di parlarvi dell'idea di Andrea Spenninger sulla fotografia a colori e perché noi avremmo questa difficoltà inspiegabile per me fino a quando non ho beccato questo manualetto. Questo rigetto della fotografia a colori per me era un mistero finché non ho trovato questo manualetto. Prima di andare a vedere la risposta che dà Andrea Spenninger, andiamoci a vedere almeno uno spezzone di questa intervista e poi vi proietterò un po' di suoi lavori. Do you think the eye is the superior instrument to the camera? Yes and no. I think each one has advantages, and the job of the good photographer is to use the superiority of the camera to his advantage and avoid the inferiority. And for instance, some instances where the camera is superior to the eye is due to the fact that the focal length of the lens of the eye is fixed. In other words, we see everything always in the same scale, no matter what we do. But if we use a camera, we can put on lenses with long, short, medium focal length and get any degree of scale or magnification that we want. Andreas Feininger's unshakable belief in the capacity of the camera to enrich people's way of seeing is reflected in his many books on photography. Anatomy of Nature, Experimental Work, and many others have been a source of inspiration to photographers all over the world. Feininger was born in 1906. The son of Lionel Feininger, the famous Bauhaus painter, he grew up in a world of painting and design which influenced much of his thinking. With the rise of Hitler, he left Germany and emigrated first to Sweden and then to America, where he became a photographer for Life magazine. He has spent his life trying to extend the possibilities of the camera.
Experiments with close-up photography of the very small objects in nature have preoccupied him over the last few years. He was one of the first to use telephoto lenses, achieving stunning new perspectives and visual patterns. Feininger's contribution to experimental photography has earned him a place among the master photographers. Now, I'll start with a shell. This is what is called a fake shell, which is a very lovely thing, but it doesn't look like much, and most people would not pay any attention to it. This is the way I photographed it. Here is another thing. This is a fragment of a shell, which absolutely looks like nothing, but it is eroded, and the internal structure becomes visible. If I light this thing properly, this is what I get. This is the actual object and the picture of it, believe it or not. Now, for this effect, you have to take many photographs, or? No, I think only one. Ok, eccoci qua. Allora, buonasera a tutti quelli che si stanno connettendo in questo momento. Se avete delle domande su Andreas Feininger, fatemi utilizzando il pulsante in basso. Posso dire che sono emozionata per questo inizio di nuovi incontri, perché che infatti mi sono anche un po' impappinata all'inizio di questa diretta, quando ho fatto uno switch up, ho fatto una piccola introduzione in inglese. Poi abbiamo, quando ho cominciato a parlare italiano, stranamente mi sono impappinata. E comunque, stavamo vedendo l'intervista di Andreas Feininger, in cui lui ribadisce alcune delle cose che avevo detto nell'introduzione alla sua fotografia. Se l'utilizzo della, innanzitutto la fotografia, grazie Bea Betti, innanzitutto la fotografia è uno strumento che arricchisce la vita delle persone, secondo Andreas Feininger, perché fornisce loro uno strumento attraverso cui guardare la realtà in una prospettiva totalmente differente. E perché è considerato uno dei maestri della fotografia? Perché ha dedicato la sua vita a fare degli esperimenti laddove, per esempio, c'era l'utilizzo di delle focali lunghe, soprattutto per quanto riguardava le vedute cittadine. Lui comincia a sperimentare l'utilizzo di queste lunghe focali sia nella fotografia di still life, sia nella fotografia street, nella fotografia urbana. Perché? Che cosa cercava di ottenere Andreas Feininger? Qui potete, intanto stanno scorrendo le immagini di una delle sue pubblicazioni, questo dedicato alla città di New York. Che cosa stava cercando di ottenere Andreas Feininger attraverso questo suo uso delle focali lunghe? Stava cercando di restituire non tanto l'immagine che possiamo vedere tutti noi ad occhi nudi, ma una sua particolare interpretazione della realtà che gli si proponeva davanti. In particolare, il mondo per Andreas Feininger si componeva tutto di linee e patterns, linee e texture. All'interno del video dell'intervista ha fatto vedere, mentre preparava il set per scattare la fotografia, di una conchiglia, e poi ha mostrato anche la fotografia un'altra fotografia, sempre di still life, dell'interno di una conchiglia. Ha fatto vedere questo frammento di conchiglia e ha detto: ad occhio nudo questo oggetto può sembrare addirittura insignificante, cioè non è niente, looks like nothing. E invece, quando noi lo andiamo appunto a fotografare in una determinata maniera e ci concentriamo sulla struttura dell'oggetto, sul suo design, a quanto sono belli i design naturali, perché chi di voi ha mai utilizzato la fotografia macro? Perché in effetti le sue fotografie, Andreas Feininger spazia dalla fotografia urbana alla fotografia che oggigiorno si chiamerebbe macro, la fotografia naturale riletta, però i temi naturali riletti in chiave macro.
Chi di voi ha mai sperimentato la fotografia macro? Fatemelo sapere. E se avete delle domande, vi ricordo di utilizzare il punto interrogativo. Beh, insomma, la fotografia macro ci permette di vedere quello che non sarebbe visibile ad occhio nudo e in particolare ci permette tante volte di apprezzare la bellezza di alcune strutture naturali, di alcune strutture di bellezza naturali che restano nascoste all'occhio umano e che però sono sempre lì, sono lì davanti a noi. E come la rendeva visibile Andreas Fenninger? Attraverso l'utilizzo della fotografia in bianco e nero, attraverso l'utilizzo di una fotografia che abbassiamo questa luce di questo anello, attraverso l'utilizzo di una fotografia incentrata soprattutto sull'utilizzo dei contrasti, sull'utilizzo delle ombre, diciamo che per Andreas Fenninger era fondamentale l'utilizzo della fotografia in bianco e nero perché il colore non era per lui interessante per l'obiettivo che si proponeva, quello di rappresentare queste strutture architettoniche, quindi questa successione di linee, questa successione di luci e ombre, di contrasti. E non era, il colore era un elemento addirittura, come molti dicono, disturbante. Eppure, il colore non viene totalmente disdegnato da Andreas Fenninger. Lui ci dice solamente che per i soggetti che lui andava a rappresentare, e in particolare anche per i soggetti urbani che vengono rappresentati appunto come una successione di linee e strutture, il colore non era fondamentale. Persino i soggetti umani lui li rappresenta come una sorta di come una sorta di pattern, di ripetizione di elementi. Gli piaceva tanto rappresentare la folla di New York perché gli permetteva di trattare il soggetto umano alla stregua di un pattern geometrico. Quindi Andreas Fenninger era attratto dalle geometrie e dal design, che cosa voglio intendere? Dalle strutture geometriche armoniose che potevano riscontrarsi tanto nell'architettura, quindi in oggetti o in oggetti di design, oggetti creati dall'uomo, tanto in oggetti naturali, quindi in strutture non create dall'essere umano e magari strutture design, oggetti che noi non consideriamo oggetti di design, però hanno una struttura interna che magari appunto a occhio nudo non sarebbe visibile e che Andreas Fenninger rendeva visibile attraverso l'utilizzo del mezzo fotografico. Cosa ci dice invece sulla fotografia a colori? Allora, Andreas Fenninger ci parla di memoria cromatica. Una delle domande che mi sono sempre poste era perché le persone hanno questo rigetto della fotografia? Soprattutto gli stessi fotografi si rifiutano di fare fotografia a colori e preferiscono fare fotografie in bianco e nero anche laddove il soggetto si presterebbe a essere rappresentato a colori. Perché non sto dicendo appunto che uno debba utilizzare per forza il bianco e nero o per forza il colore. Sto dicendo che esistono effettivamente dei soggetti per cui tanto il bianco e nero che il colore potrebbero rendere il nostro soggetto in una maniera interessante, potrebbero dare un risultato fotograficamente interessante, visivamente interessante. Eppure si propende sempre per utilizzare la fotografia in bianco e nero. La risposta che ci dà Andreas Fenninger è quella di memoria cromatica. Ossia, la nostra interpretazione della fotografia a colori e il nostro tendere a prediligere una fotografia in bianco e nero piuttosto che una a colori si baserebbe tutto su una nostra soggettività.
La nostra scelta del colore piuttosto del bianco e nero è basata sulla nostra percezione, che è molto soggettiva, del colore. Addirittura, secondo Fenninger, sarebbe limitata alla nostra memoria, per cui esistono, lui divide i soggetti fotografici in soggetti dotati di colori familiari, di cui noi possediamo una memoria, e soggetti i cui colori sono ignoti a chi osserva la fotografia. E scrive: poiché chi osserva conosce i colori di tali soggetti, i primi soggetti dotati di colori familiari, egli avverte criticamente ogni deviazione dalla regola, ossia dalla memoria cromatica. Cosa vogliamo dire? Buonasera Andrej. Allora, voglio dire che praticamente, e questo vale soprattutto per gli esseri umani, se noi ricordiamo che il nostro soggetto ha determinati colori, tenderemo a rigettare ogni devianza, ogni immagine che entrerà in contrasto con la nostra memoria, con l'immagine a colori che abbiamo del nostro soggetto. Questo che cosa significa nella pratica? Significa che non soltanto quando noi fotografiamo un soggetto, per esempio pensiamo a un soggetto che si trova in una condizione particolare di luce, ok? E questo soggetto magari presenta delle ombre bluastre che gli conferiscono una colorazione che per la memoria cromatica è innaturale, ok? Allora cosa succede? Il fotografo va, scatta la sua bella foto, poi la guarda, e proprio perché anche lui stesso è inaccettabile, andrà a fare una regolazione, andrà a ritoccare la foto, andrà a fare una regolazione cromatica per cercare di far coincidere la fotografia con quello che lui ricorda. Non soltanto, io non so se voi vi siete resi conto, io ho fatto qualche anno fa un esperimento, e intanto vi avvio anche un altro filmato. Ecco quello che volevo dire dei pattern, delle texture. Questo è un cimitero di New York. Lui l'ha trattato come una successione di elementi nella fotografia, in modo tale da rendere questi elementi come una parte di un pattern geometrico. Cioè, a quel punto noi non stiamo più guardando al cimitero, non vediamo più l'oggetto che vedremmo a occhio nudo, vediamo una realtà totalmente diversa. Questa maniera di interpretare la realtà da parte di Andreas Fenninger è probabilmente ancora più visibile nel suo libro Nature Close Up, nel suo libro sulla natura, in cui Andreas Fenninger reinterpreta i soggetti naturali e in pratica li trasforma riducendoli alle loro caratteristiche minime essenziali, alle loro geometrie. Ma spegniamo questo faretto perché fa un riflesso fastidiosissimo sulla TV. E avviciniamo anche allo schermo, così mentre io parlo, presenza che non vedete bene me, però vedete bene anche le immagini e potete avere un po' anche un'idea di quelli che sono i lavori di Andreas Fenninger. I contenuti sono divisi per tipologie di soggetti, una passeggiata lungo la spiaggia in cui si ritrovano degli elementi che possono essere incontrati su una spiaggia e così via. Ma la cosa particolare è che Andreas Fenninger all'interno dei suoi lavori non rappresenta questi soggetti in una maniera tra virgolette naturale, ma li trasforma attraverso l'utilizzo della macchina fotografica, attraverso un utilizzo sapiente della composizione. Perché questo è l'altro elemento di Andreas Fenninger, è giocando con le luci e con i contrasti, rende questi oggetti quasi delle opere astratte. Ecco, se io dovessi paragonare le fotografie di Andreas Fenninger, direi che assomigliano a delle opere di arte astratta, perché a lui non interessa rappresentare, fare delle fotografie. I colori non sono facili da ricordare, ognuno li vede leggermente diversi. È vero Mario. E tornando al discorso in effetti del colore, perché io mi perdo per strada. Allora, tornando al discorso del colore, tempo addietro avevo fatto un esperimento per vedere effettivamente quanto
Noi siamo influenzati nel giudicare una fotografia a colori. In particolare, ho fatto un esperimento per vedere se le persone avevano una migliore o peggiore accettazione delle fotografie che utilizzavano i colori caldi o i colori freddi. E indovinate che cosa ho scoperto? Facile, facile, la risposta è facilissima. Le persone avevano una migliore percezione, accettavano come maggiormente gradevoli le immagini che venivano proposte in una temperatura calda. E questo perché è facile capire il motivo? Perché noi siamo abituati innanzitutto a considerare come naturale la luce solare e in secondo luogo abbiamo una predisposizione a percepire in maniera positiva i colori caldi, stranamente. Soprattutto quando noi guardiamo a soggetti naturali, non amiamo vederli in tonalità troppo fredde. Soprattutto questo vale anche per i ritratti. Ma tornando a quello che diceva Andrea Spenninger, è interessante perché dice questo: le fotografie a colori di soggetti appartenenti alla seconda categoria, cioè i soggetti invece di cui noi non abbiamo memoria, i soggetti i cui colori sono ignoti a chi osserva la fotografia, vengono generalmente giudicati in base ai loro valori cromatici intrinseci. Ecco che si capovolge la situazione. Io preferisco i colori freddi. Ma non è questione di preferenza, è proprio una questione della tipologia di soggetto che ci si para davanti. Io se per esempio adesso apparissi in una luce bluastra, potremmo pure fare l'esperimento perché io ho qui questo fantastico, però non so quanto fredda possa diventare questa luce. Diciamo che se io prendo, allora, sto facendo una fotografia di ritratto, meglio ancora, un altro esempio. Allora, quando noi andiamo all'interno di un ambiente chiuso e ci troviamo in un ambiente quindi illuminato con luce artificiale, una cosa che io ho riscontrato in tantissime persone è che avevano addirittura dei disturbi, quali emicranie o comunque sviluppavano addirittura un nervosismo se si trovavano immersi in un ambiente caratterizzato da una luce fredda. Da una luce fredda come quelle che possiamo trovare all'interno dei centri commerciali, dei supermercati, ecco, quella tipologia, la cosiddetta luce da ospedale, va, diciamo quella, la cosiddetta luce da ospedale, perché c'è questa maniera di dire? Perché effettivamente le persone in certe determinate circostanze, specialmente quando vedono volti umani, preferiscono vederli illuminati con una luce calda. Vediamo, facciamo un esperimento. Adesso sto utilizzando la luce fredda, vabbè, non è che sia proprio potente, beh, ma no, non vedo tanta differenza. Ce l'ho troppo lontana. Dobbiamo farle in presenza. Ah, tra l'altro vi ricordo che questi incontri sui maestri della fotografia possono essere anche rilassanti, quindi io capisco. Mario dice: sì, i colori freddi possono essere, sono più tristi. Possono in realtà essere anche rilassanti. Io adoro il colore blu, ne sa qualcosa Antonio Conte che ho nominato all'inizio della diretta, che sta preparando delle opere in cui il colore dominante è il blu. Il colore blu è il mio colore preferito, anche nell'arredamento di interni il blu è un colore che io adoro, sia perché mi richiama il mare, sia perché mi rilassa, è un colore molto rilassante. Però nei soggetti come esseri umani, vederli con delle colorazioni bluastre, stavo per dire cianotiche, che possono essere reali, e questa è la cosa che fa ridere. Nella realtà, quindi ad occhio nudo,
Ci può capitare di vedere una persona immersa perché magari è sotto un albero, magari c'è qualche cosa che riflette la luce che la ricolora. Avete mai fatto degli esperimenti con pannelli riflettenti colorati o con le gelatine? Pensate alle fotografie di gelatine, noi possiamo colorare la luce. E quindi proiettare sul nostro soggetto una luce colorata. Nella realtà, effettivamente, può succedere la stessa cosa: può succedere che la luce che illumina il volto di un soggetto, non sia diretta, sia una luce deviata da qualcosa che arriva sul soggetto, quindi di riflesso, e può capitare che questa luce, per esempio, assuma delle colorazioni anche innaturali, tra virgolette. Come il blu, o il verde, o il rosso. Quando questo succede, noi scattiamo la nostra bella foto. Nel momento in cui stiamo guardando il soggetto nella realtà, e questa è un'altra questione, nel momento in cui noi guardiamo con l'occhio, ad occhio nudo, io odio l'arancio nella pelle. E ci sono delle fotografie, in effetti, che utilizzano. C'erano delle pellicole che avevano comunque una tonalità più aranciata, adesso non mi viene in mente quali fossero. Sì, quando parlavo di preferenze è anche un gusto soggettivo e culturale, ci dice Mario. Allora, intanto si stanno connettendo un po' di persone, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate della fotografia a colori. Noi stiamo parlando, stiamo vedendo in questo momento uno dei libri di Andrea Schwenninger, che è il primo protagonista di questo ciclo di incontri Maestri della Luce, soggetti naturali che Andrea Schwenninger trattava riducendoli alla stregua di linee, ombre, strutture, utilizzando una lente con lunghezza focale superiore a 50 mm, naturalmente, sempre perché lui aveva questo approccio sperimentale, aveva fatto una sua cifra, quella di utilizzare delle lenti con grande lunghezza focale. E adesso stanno scorrendo queste immagini e magari noi non siamo in grado nemmeno di riconoscere il soggetto naturale che è stato immortalato. Questo perché Andrea Schwenninger con la sua fotografia lo trattava alla stregua di un quasi, cioè io ho detto che trasformava le strutture geometriche, gli stessi esseri umani all'interno delle sue foto assumono i connotati di un'opera di arte astratta. Questo perché lui mette in evidenza alcune strutture, alcuni pattern geometrici che sono presenti e che magari a occhio nudo non sono visibili, li mette in evidenza attraverso l'uso della fotografia. E io qui, lui è anche molto famoso non soltanto come sperimentatore, come fotografo di life, quindi per aver documentato la New York del secondo dopoguerra, ma è famoso per i suoi libri di fotografia, per i suoi manuali di fotografia che in Italia sono stati pubblicati da Garzanti. Io qui non ho il manuale originario di Andrea Schwenninger, diciamo quello base, e ho ritrovato di recente nel mio studio di Catanzaro il libro della fotografia a colori che mi venne regalato tra l'altro dal mio migliore amico di Cremona, Simone, che saluto. All'interno di questo libro si parla di una questione abbastanza interessante, quella della. Ah, questo l'abbiamo già visto. Intanto vi inserisco l'ultimo video, Chicago 1941. Allora, quella della fotografia a colori. All'interno di questo manuale, devo dire che nonostante appunto si tratti della fotografia a colori, è molto interessante perché riprende molti dei temi base che fanno parte, diciamo, della sua concezione dello strumento fotografico. Lo strumento fotografico per Andrea Schwenninger era uno strumento che arricchiva l'esperienza della realtà perché forniva appunto
uno strumento attraverso cui guardare alla realtà in una prospettiva diversa, letteralmente, perché una delle cose che dice nell'intervista che abbiamo visto all'inizio è che la macchina fotografica, a differenza dell'occhio, una delle prime differenze che è immediatamente visibile è che non può cambiare la lunghezza focale. Noi abbiamo una lunghezza focale fissa. La lunghezza focale normale, quella di 50 mm, viene considerata, viene definita normale in fotografia, dovrebbe riprodurre più o meno la visione dell'occhio umano, il campo visivo che è possibile, la porzione di campo visivo che noi riusciamo a inquadrare con i nostri occhi. Ma con la macchina fotografica noi possiamo variare la nostra lunghezza, focale. Quindi il nostro angolo di campo, variandola o aumentandola o diminuendola. E controintuitivamente, che cosa succede? Con il grande angolare, quindi con lunghezze focali piccole, abbiamo un angolo di campo visivo enorme in cui inquadriamo porzioni di visuale sempre maggiori man mano che diminuisce il numero, e sempre controintuitivamente più cresce questo numero della lunghezza focale, più abbiamo delle porzioni di campo ridotte. E allora Spengler lavorava su lunghezze focali grandi, su numeri grandi. Questo perché a lui non interessava dipingere delle scene, a lui interessava dipingere delle strutture geometriche, rendere delle particolari strutture geometriche, delle particolari combinazioni che all'occhio nudo magari non erano visibili. Allora. L'altra caratteristica di Andrea Schwenninger, che verrà ripresa da tantissimi altri teorici della fotografia, è la differenza tra raccontare la realtà e interpretare la realtà. L'avevo domandato all'inizio se voi preferite raccontare la realtà attraverso lo strumento fotografico o reinterpretarla. La risposta che ha dato Nuccio era che preferiamo, beh, molti di noi, io credo che la maggior parte dei fotografi non si accontentano di, a meno che non facciano documentari, a meno che non vogliano documentare una particolare realtà, preferiscano reinterpretarla. Il grado, il livello di reinterpretazione della realtà poi varierà. A seconda, anche Mario Gugan ci dice che preferisce interpretarla, il grado di dire poi noi interpretiamo sempre la realtà, anche quando noi facciamo fotogiornalismo. Io sono partita da documentaria, avevo fatto un corso di fotogiornalismo all'epoca dell'università, avevo fatto un corso di giornalismo e di fotogiornalismo. La prima nozione che mi arrivò è che non esiste la realtà oggettiva, non esiste una realtà che è uguale per tutti, e soprattutto quando noi andiamo a rappresentare la realtà, noi stiamo sempre facendo un'operazione di traduzione. La fotografia non è altro che uno strumento con cui noi possiamo tradurre visivamente la realtà. Quindi stiamo utilizzando un linguaggio, il linguaggio visivo, per tradurre la realtà attraverso una sequenza di elementi che fanno parte della composizione: linee, patterns geometrici, contrasto, ombre, la prospettiva che noi scegliamo di utilizzare, anche la prospettiva era molto utilizzata da Andrea Schwenninger per ottenere dei particolari effetti. Ecco, qui per esempio abbiamo una prospettiva dall'alto di questa veduta. Anche qui abbiamo una prospettiva dall'alto di questi binari con i treni. Quello che interessava soprattutto Andrea Schwenninger era la riproduzione di elementi geometrici, di patterns geometrici. Questo perché?
perché Andrea Spenninger veniva da una scuola di architettura e soprattutto veniva dalla Bauhaus. Era stato profondamente influenzato da quello che aveva studiato all'interno della Bauhaus e all'interno del suo corso di architettura. Aveva anche lavorato per le Courvoisier, ecco, mi ero dimenticata anche di dire questo piccolo dettaglio, piccolo grosso dettaglio, aveva anche lavorato per le Courvoisier. La composizione del dettaglio è il taglio, ci dice Mario Vuga, ma anche io amo molto i tagli quando devo lavorare con la fotografia. Bon, allora, io ero emozionatissima, quindi mi sono impappinata tantissimo durante questa diretta, soprattutto all'inizio. Spero che per voi sia stato interessante conoscere questo autore. Ecco, adesso stanno scorrendo, per esempio, all'interno di questo libro che è molto interessante sulla città di New York, è presente una sezione di ritratti. Questo perché Andrea Spenninger, anche se era molto interessato alle architetture, ai patterns geometrici, era comunque un documentarista. Aveva questa vocazione anche, diciamo, di documentare la realtà che gli stava intorno e in particolare ha rivolto la sua macchina anche all'essere umano, anche se nella maggior parte dei casi preferiva rappresentare l'essere umano come diciamo, parte, ecco, parte di una folla. Gli piaceva tanto questo, io non lo so se secondo lui, se nella sua interpretazione c'era questa volontà. Però a me sembra che abbia voluto soprattutto rendere un aspetto di New York, la sovrabbondanza di elemento umano, questo sovraffollamento delle strade, degli spazi che noi oggi probabilmente viviamo anche in maniera più forte, la mancanza comunque di addirittura di spazio tra gli esseri umani, questo accalcarsi. Questi formicai, ecco, io li definirei, sono città formicaio perché la densità di popolazione è tale che quando appunto si fotografano luoghi pubblici in cui circolano persone è impressionante. E qui stiamo parlando comunque del secondo dopoguerra, nemmeno chissà quale epoca. Ma New York è stata sempre comunque una città pullulante di vita. Allora, io spero che questo primo incontro sia stato interessante per voi. Vi ricordo che gli incontri su Masters of Light, i Maestri della Luce, saranno sia in presenza sia online, quindi organizzeremo sempre delle dirette, però le persone che si trovano a Napoli e poi quando sono a Catanzaro, potranno venirmi a trovare in studio e discutere insieme di fotografia, in particolare discutere dei fotografi che di volta in volta presenterò. Devo dire che amo comunque avere questo canale di condivisione, però effettivamente mi piace moltissimo avere finalmente degli spazi fisici in cui poter parlare con delle persone fisiche, poter condividere. Mi piacerebbe un giorno poter invitare tutte le persone che ho conosciuto in rete, all'interno dei miei studi. Capisco che siamo distanti geograficamente con tantissime persone che conosco e quindi è importante per me mantenere anche questi incontri online. E che altro dire? Allora, a maggio, le novità di maggio. Buonasera Mario, buonasera allo Snack Bear. Allora, che cosa succede a maggio? A maggio ricominciano i workshop. In particolare vi proporrò due tipologie. Ritorna il workshop sull'autoritratto, questa volta lo scandiremo in quattro tappe, quattro appuntamenti, di cui uno sarà dedicato, rientrerà all'interno di Master of Light. Perché? Perché uno degli incontri sarà appunto su due fotografe che hanno fatto dell'autoritratto la loro cifra stilistica. E che verranno messe a confronto l'una contro l'altra. Sarà
Sto parlando della Vivian Maier e della Francesca Woodman, che hanno fatto dell'autorità non soltanto un luogo attraverso cui, in cui esprimersi, hanno fatto un luogo, ne hanno fatto un luogo in cui costruire e decostruire la loro identità, soprattutto la Francesca Woodman. E per questo secondo me era interessante inserirle all'interno del workshop sull'autoritratto ed era interessante anche inserirle nel percorso Masters of Light. Io spero che vi connetterete in molti per il prossimo appuntamento, dedicato quindi alla Vivian Maier e Francesca Woodman, e per chi si trova a Napoli, vi ricordo quindi che dopo la metà maggio cominceranno i workshop di autoritratto e novità, novità, cominciamo un percorso di incontri di street photography attraverso cui vivere la città di Napoli. Battaglia tra giganti, è vero, durante il primo workshop avevo proposto altri fotografi e artisti visivi, non soltanto fotografi, che hanno utilizzato l'autoritratto come strumento di costruzione e decostruzione della propria identità e per fare anche battaglie sull'identità. E stavolta propongo la Vivian Maier e la Francesca Woodman. E anch'io, Maria Wugan dice anche se Francesca tutta la vita. Anch'io ho una bella cotta per le fotografie della Francesca Woodman. Ma ne parleremo nel prossimo incontro. E stavo dicendo che l'altro appuntamento di maggio saranno le prime uscite di street photography dedicate alla città di Napoli. Vivremo la città di Napoli attraverso l'obiettivo e cercheremo di costruire una narrazione che vada oltre i soliti stereotipi della Napoli, pizza, chitarra e da Napoli, Italia, pizza, chitarra e mandolino. Che altro dire? Allora, per tutte le informazioni scrivetemi su WhatsApp per chi si trova a Napoli e poi li proporrò anche a Catanzaro per chi volesse partecipare sia al workshop di autoritratto sia a queste uscite che faremo di street photography. Scrivetemi su WhatsApp al 371 48 066 59. Comunque trovate tutte le informazioni sulla pagina di Caffè Fotografici. E cercherò nei prossimi giorni di postare già il calendario in modo tale che chi vuole prenotare il proprio posto, sia per il workshop di autoritratto sia per le uscite di street, lo possa fare. Anche perché la realizzazione sia delle giornate del workshop sia delle uscite è l'organizzazione sarà vincolata al raggiungimento di una quota minima di partecipanti, che è 3. Poi alla fine nemmeno chiedo chissà quanto, però almeno muoviamoci in 3. E numero massimo invece di partecipanti 10, perché più di 10 persone credo che sia diventi davvero ingestibile, soprattutto se voi considerate le strade napoletane. Più di 10 persone mi sa che mi perderei metà delle persone per strada. Avevo addirittura pensato massimo 6, però poi ho detto vabbè, fino a 10 diciamo che credo che sia gestibile, ma lo vedremo con la prima uscita. A seconda di quante persone che si prenotano, cominceremo a sperimentare che cosa vuol dire fare street photography e corso di fotografia all'interno delle strade napoletane. In particolare, queste uscite prevederanno una parte teorica e una parte pratica in cui andremo ad analizzare illuminazione, gestione della luce naturale, ritratto ambientato, perché una delle parti divertenti della street è il ritratto ambientato, e regole di composizione applicate alla fotografia di strada. Abbiamo appena visto Feininger utilizzare molto la composizione, le geometrie, sfruttare le geometrie per dipingere le architetture di New York. Cercheremo di fare lo stesso con le architetture di Napoli.
E poi che altro? Privacy, leggi, già perché una delle parti che non vengono mai menzionate quando si fanno i corsi sono le leggi. Ci sono delle leggi che ogni fotografo, anche amatoriale, deve conoscere, quando, specialmente quando si mette fotocamera a tracolla e comincia a scattare per strada o in luoghi comunque pubblici. Ne parleremo durante le uscite e naturalmente queste uscite sono aperte a tutti, persone anche che non hanno competenze fotografiche. Per chi desiderasse però fare un incontro aggiuntivo di teoria prima dell'uscita pratica, che ricordo comunque comprenderà sempre anche una parte teorica, sarò disponibile per fissare un appuntamento per fare anche una lezione di teoria. Che dire? Grazie a tutti per avermi seguito, grazie, grazie mille davvero. Io posso dirlo, lo ribadisco, mi sono davvero emozionata. Ogni volta che comincia un nuovo percorso per me è sempre bello. È sempre bello, ci tenevo moltissimo a cominciare questo percorso che sarà sia in presenza sia online sui maestri della luce, sui maestri della fotografia. E quindi noi ci vediamo prossimamente a maggio con questi nuovi workshop e vi ricordo che la mostra Scosi Lasciti sarà visitabile fino al 26 aprile nel mio studio di Napoli. Buona domenica sera a tutti, buon inizio settimana. È stato un piacere condividere con voi Andrea Spaninger. Spero che andrete a leggere i suoi libri, che li andrete a ritrovare. Non so nemmeno tanto. Chi è che mi manda queste facce disperate? Però delle facce disperate. Buona serata a tutti e ci vediamo per il prossimo incontro.